Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti ragazzi. Secondo video. Oggi di che parliamo? Vediamo come la prescrizione di esercizi per le gambe, come ad esempio lo squat, una cosa che manca è una valutazione iniziale, che oltre alla valutazione per capire se il soggetto ha ulteriori regressi e problematiche alla schiena, anche valutare un'eventuale mobilità dell'anca e uno stato anche di flessibilità del flessore dell'anca. Innanzitutto oggi vogliamo far vedere un piccolo test che possiamo valutare la mobilità coxofemorale dell'anca e quindi allo stesso tempo anche la mobilità dei flessori con questo piccolo test, dove posizioniamo lo scapolo sopra la rotola, il soggetto fa un leggero passo indietro rispetto all'ostacolo, poi farà questo scavalcamento dell'asta con la gamba destra e appoggiando solamente il tallone. Il soggetto lo ripeterà per 3 volte. Come già possiamo notare, il soggetto cerca lo svincolamento dell'ostacolo cercando un'extra rotazione. Adesso vediamo il soggetto come lo segue con la gamba sinistra. Ok, finito questo test, possiamo fare poi, ogni professionista può fare della propria esecuzione, del proprio cliente, una sorta di analisi e valutazione per capire all'origine del problema quale potrebbe essere. Ok.